La certezza è che è vivo, solo un po' confuso, alla ricerca di qualcosa. Potrebbe essere dappertutto. Emanuele Sgarra, il ragazzo di 25 anni scomparso all'alba dello scorso 22 giugno da Andria. Le ultime tracce si perdono in questa zona della periferia, dove sarebbe arrivato con un passaggio dopo aver lasciato la sua auto vicino al cimitero di Corato. Il papà lancia un appello. Emanuele, cerca di tornare a casa perché tua madre sta soffrendo. Io capisco il tuo, diciamo, come dire, affezionarsi ai santi, capire la religione, ti vengo incontro, dove vuoi arrivare puoi arrivare, però cerca di capire anche la famiglia che hai lasciato, che stiamo aspettando te, che ti vogliamo bene e ritorna quanto prima, perché tua madre e tutti quanti noi stiamo soffrendo per te. L'associazione Penelope, che assicura sostegno ai familiari delle persone scomparse, ha messo a disposizione il fiuto di un cane esperto. Quando è uscito dalla sua abitazione, Emanuele aveva indosso un pantaloncino di jeans, una camicia blu di jeans, cappellino grigio con visiera, scarpe di Adora bianche con stemma arancio. Sicuramente il suo intento è di andare ancora più a nord. Il suo intento è di spostarsi probabilmente a Canosa, quindi chiunque su Canosa può stare attento, no? Vedere l'immagine, notare delle somiglianze, avvertire la presenza del ragazzo, ecco, comunicargli che lo si sta cercando, che il papà lo sta cercando e dare indicazioni anche ai carabinieri.